Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Qualche giorno fa è circolato su internet un possibile leak riguardo ad un'ipotetica nuova forma di Eevee che sarebbe dovuta apparire in Pokémon Ultrasole e in Pokémon Ultraluna. Il leak in questione è stato dato per falso all'unanimità dall'intera community nonché da me stesso, ma sinceramente ciò mi ha fatto un pochino riflettere e mi sono chiesto perché alcuni tipi come il fuoco e il ghiaccio abbiano un Eeveelution mentre la stragrande maggioranza di quelli restanti rimangano a bocca asciutta. Insomma, cosa avranno di così speciale questi tipi per meritarsi, per così dire, un Eeveelution? Del resto, non pare esistere un criterio vero e proprio per il quale Game Freak scelga i tipi ai quali assegnare un'evoluzione di Eevee, se non per l'eccezione, se vogliamo così dire, di Sylveon, introdotto anche con lo scopo di promuovere il nuovo tipo folletto introdotto in sesta generazione. Personalmente, dunque, penso che alcuni tipi meritino, per varie ragioni, di possedere una Eeveelution tutta loro ed in questo video, anche grazie all'aiuto di qualche fakemon preso da internet, andremo a parlare proprio di questo argomento. Prima di iniziare però vi invito a rispondere ad una domanda nei commenti. Secondo voi arriverà un giorno vicino o lontano in cui ogni tipo di Pokémon avrà una Eeveelution tutta sua? Fatemi sapere la vostra nei commenti argomentando se volete la vostra posizione. Detto ciò, se volete vedere altri video simili a questi lasciate un bel like ed iniziamo subito con il video di quest'oggi. Per questo video ragazzi ho deciso di scegliere tre Eeveelution fake di tre tipi diversi che potrebbero per l'appunto rientrare in un prossimo titolo Pokémon, magari sarebbe bello, sicuramente non in Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna ma in futuro chissà. Come primo Pokémon volevo presentarvi l'evoluzione di tipo spettro. Voi sapete ragazzi quanto io sia legato a questo tipo sia dal punto di vista personale che dal punto di vista del canale. Difatti ho sempre portato video riguardanti il tema inquietante dei Pokémon, creepypasta, misteri e robe del genere. E quindi questo tipo sinceramente è uno dei miei preferiti. L'ho scelto perché sinceramente credo che abbia una forte correlazione insieme al tipo buio e al tipo psico, di cui abbiamo già due Eeveelution, ossia Umbreon ed Espeon. Difatti il Fakemon che vi ho portato e che capita per l'appunto a fagiolo sembra veramente essere una fusione tra un Espeon e un Umbreon. La parte della testa e del busto, per l'appunto dell'evoluzione di tipo psico, mentre la parte finale con le gambe e la coda sembra appartenere più a un Umbreon. A parte l'analisi del Fakemon però ragazzi, penso che un tipo spettro farebbe veramente la sua porca figura, soprattutto dal punto di vista dei metodi evolutivi. Se potrebbe comunque avere dei metodi abbastanza banali della serie tenere una roccia anima, tenere un terror panno o qualsiasi altro strumento legato ai Pokémon di tipo spettro, potrebbe essere anche un velo puro per dire, per questo Pokémon io immagino nel mio subconscio una sorta di evoluzione in stile Shedinja. Per intenderci, un'evoluzione che sottointenda in un qualsiasi modo una sorta di morte dell'Eevee precedente rimpiazzato dalla sua evoluzione di tipo spettro, che risulterebbe di conseguenza quasi una sorta di fantasma dell'Eevee precedente. Che ne so, ad esempio potrebbe essere interessante poter aumentare il livello di un Eevee esausto con una caramella rara per poi evolverlo, quasi come se si volesse sottintendere per l'appunto che quell'Eevee è morto. O magari, che ne so, potrebbe apparire nel team a caso, potrebbe esserci un evento speciale all'interno del gioco che permette di ottenerlo facendo scomparire il proprio Eevee. Insomma, i modi per poter avere un Pokémon del genere ci sono tutti, e anche se so che probabilmente non rientrerà mai nei piani di Game Freak creare qualcosa di così creepy, sinceramente ce lo vedo davvero bene. Tra l'altro, tornando sul Fakemon, noto che la coda ha quella fusione lì tra Espeon e Umbreon di cui parlavo prima, che ricorda quasi una delle fiamme di Chandelure, quindi dandogli anche quel tocco di richiamo a un Pokémon spettro che sinceramente non manca mai. Detto ciò ragazzi, direi di passare alle prossime due forme di Eevee.
Il prossimo tipo in lista, ragazzi, è il tipo acciaio. Sinceramente quest'altro tipo è un tipo molto importante all'interno dei giochi Pokémon, un tipo annunciato in seconda generazione e che secondo me meriterebbe assolutamente una evolution. Innanzitutto va considerato che questo tipo è stato introdotto in seconda generazione non da solo, ma insieme al tipo buio, del quale è già stata rivelata la sua evolution, che poi è Umbreon, quindi è stata rivelata tipo 20 anni fa circa. Ma questi sono dettagli, e sinceramente il fatto che sia stata fatta solo quella di tipo buio e non quella di tipo acciaio la ritengo quasi un'ingiustizia per un tipo che comunque è uno dei preferiti all'interno della community Pokémon, almeno per quanto ne so io. Per questo Pokémon i metodi evolutivi potrebbero essere molti: potrebbe evolversi in stile Nosepass o Magneton, quindi magari facendolo salire di livello in un monte corona, in una cava pietra elettrica, insomma in luoghi dove c'entra in un qualche modo l'acciaio, il metallo o comunque le cariche elettriche. Sappiamo che questi elementi sono molto legati, diciamo, all'elettronegatività e ai vari elettroni, neutroni, protoni, insomma le cose che sto studiando per il debito di chimica. E nulla, penso che il metodo evolutivo preferito potrebbe essere quello, ma potrebbe anche mantenere un qualsiasi oggetto, insomma di scelte ce ne potrebbero essere. Personalmente per il design del Fakemon io sono sempre propenso per delle evolution il più semplice possibile, motivo per il quale non ho molto apprezzato Sylveon, e questa evolution direi che rispecchia abbastanza i canoni da me richiesti. In sostanza, a parte quell'ingranaggio sul collo che è comunque un tocco di classe perché rappresenta quasi un collare e secondo me ci sta da dio, il resto del Pokémon è molto lineare, molto semplice, fedele al tipo acciaio ma non sforante nelle più incredibili decorazioni che sappiamo per esperienza, vero Barbaracol, che non portano di certo a nulla di buono. Ultimo fattore che mi fa credere sinceramente che il tipo acciaio possa essere uno dei candidati principali è che penso sinceramente manchi questo tipo di evolution all'interno del parco di evoluzioni che abbiamo. Abbiamo evoluzioni cazzute, abbiamo evoluzioni eleganti, abbiamo evoluzioni pucciose, però secondo me manca un'evoluzione proprio forte, robusta in sostanza, non so se mi sto spiegando bene, forte, robusta, che sia in grado in sostanza di dare quella presenza scenica. Secondo me manca, perché abbiamo Vaporeon che è elegante, abbiamo Jolteon che è cazzuto, abbiamo Sylveon che è puccioso, abbiamo Glaceon che è elegante. Secondo me invece manca un Pokémon bello grosso e che dia resistenza, un Pokémon, un bel colosso Eevee in sostanza, ecco quello che volevo dire. Manca secondo me un tipo forte e resistente come l'acciaio, potrebbe essere anche un roccia o un terra volendo, ma per le motivazioni che vi ho dato prima preferirei un tipo acciaio. Detto ciò ragazzi, direi di passare subitissimo con l'ultimissima evolution. E ragazzi, come non citare lui? Come non citare il tipo drago, ragazzi? Uno dei tipi più simbolici all'interno dei giochi Pokémon, patria dei Pokémon leggendari, dei Pokémon più forti, dei Super 4 e dei campioni, che sicuramente, qua dico sicuramente, meriterebbe una sua evolution. Anche perché ragazzi, l'evolution ce l'ha il tipo folletto, che si è scoperto essere praticamente una sua controparte, ragazzi, il suo acerrimo nemico per così dire. Nella mitologia i draghi e i folletti sono sempre stati acerrimi rivali, e secondo me in questo ambito donare un evolution di tipo drago a Eevee avrebbe il suo perché, proprio perché già è stato fatto ciò con il tipo folletto. Per le evoluzioni ragazzi le scelte sono molto varie: potrebbe salire di livello con un dente di drago, potrebbe farlo con una squama drago, potrebbe centrare l'amicizia, la fedeltà. Sappiamo che i Pokémon di tipo drago sono dei Pokémon davvero davvero difficili da allenare e che si fidano difficilmente del loro allenatore. Magari per un'evoluzione in tipo drago Eevee deve guadagnare un livello di amicizia molto alto e magari tenere anche uno strumento, potrebbe esserci una combinazione dei due, oppure sarebbe molto interessante vedere se si riesce a superare un test tipo quello che bisognava fare a Johto per ottenere il Dratini a livello 15. Anche in questo caso non ci vedrei per nulla male una sorta di evento misterioso all'interno del gioco per ottenere un Pokémon come questo qua, insomma un evolution di tipo drago. Secondo me sarebbe veramente geniale. Sta di fatto ragazzi che il Pokémon l'evolution di tipo drago deve assolutamente esserci secondo me il più presto possibile all'interno di un gioco Pokémon, perché è un tipo troppo simbolico perché non abbia per l'appunto un'evoluzione di Eevee.
che secondo me, una volta che si evolve in quel tipo, rappresenta in sostanza l'importanza di quel tipo. E quindi assolutamente io voto per il drago Eevee, per Eevee Drago, hashtag Eevee Drago nei commenti. E nulla ragazzi, per concludere commentando un po' il Fakemon, anche in questo caso devo dire che il design è abbastanza semplice, forse qualche dettaglio di troppo, avrei sinceramente evitato quel fiocchetto lì, però anche in questo caso non sfociamo nelle decorazioni esagerate in stile Barbaracle o in stile Bruxish e manteniamo un design sicuramente fedele a Eevee, ma che denota comunque anche una, per così dire, una propensione al tipo drago e comunque una sua caratterizzazione molto molto particolare. Detto ciò ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, rispondete alla domanda che vi ho posto all'inizio video, ossia se credete che un giorno ogni tipo di Pokémon avrà la sua evolution. Commentate argomentando ovviamente la vostra scelta, premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed del canale e passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività magari extra che vi porteranno magari a avere dei problemi con YouTube o comunque in sostanza per rimanere aggiornato su quello che faccio al di fuori della mia vita su YouTube. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.